All'interno del Teatro Regio di Parma noi porremo delle domande molto serie di cultura generale alle ragazze della Terra Verdiana Servizi Italia Fontanellato per tastare, proprio per carpire la loro cultura in gergo musicale. Con Margherita Fabbri, una parmigiana d'oca, ma si dice parmigiano o parmense? Parmigiana della città, parmense della provincia. Esatto, così. Se ti dovessi dire, Don Carlos è abbinato a un personaggio dello sport parmense? Sì, a un grande arbitro internazionale che è Alberto Michelotti e che da giovane è stato grande sportivo e anche presidente della Lega. In compagnia di? Fabio. Fabio, tuo ruolo all'interno di questa splendida orchestra? Trombettista, prima tromba. E questa fanciulla accanto sta imparando, sta prendendo. Mi sa che è meglio di me. Allora, una regista con in mano? No, boe, giusto? No. Spingi, spingi. Beatrice Valpiani, ha un bel sorriso. E lei anche quando palleggia sorride, perché fa fare i punti alle sue compagne, dico bene? Hai ragione. Esatto. Allora, tu sei del territorio, dico bene? No, non proprio. Di dove? Di Ravenna. Di Ravenna, beh, comunque sempre Emiliana Roma. Della regione. Però più verso il mare. Esatto. La prima nota. Di Sestini che si diletta con il violino, diciamo. Cosa significa per te proporre in campo un gioco che riproduca lo spirito delle opere del grande maestro? Ma guarda, facendo riferimento a Verdi, come lui fin da giovane ha creduto in se stesso, anche noi abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità e stiamo cercando di seguire, di raggiungere i nostri obiettivi. E legandoci alle sue melodie, che sono frizzanti e ricche di azioni vivaci, noi sicuramente cerchiamo di riproporre anche grazie al nostro coach Marco un gioco così che sia corale. Quindi ogni volta che Beatrice tocca quella palla è una melodia per le orecchie. 2, 3. Compagnia di Micaela Perini. Tu sei originaria di? Piacenza. Di Piacenza, quindi una piacentina nel Terre Verdiane Volley, ci sta benissimo. Giuseppe Verdi è considerato anche un figlio di Piacenza, con l'eterna campanilistica disputata tra i territori limitrofi, dico bene? Sì, giusto, perché Verdi è di Roncole di Busseto, quindi nel Parmense, però i suoi genitori entrambi erano vicini a Piacenza, nella provincia di Piacenza, e quindi lui, dopo la fama internazionale che ha avuto, ha voluto ritornare nella propria casa, nelle proprie origini, per trasferirsi in campagna, per coltivare, per insomma fare un po' di cose che si fanno in campagna, e quindi è tornato a casa, a Villa Sant'Agata, che è vicino tra il comune di Piacenza e il comune di Parma. Va pensiero dall'opera? Nabucco. Ci sono invece opere verdiane che sono la massima espressione della coralità melodica, a cui è essenziale far riferimento. Beh, sicuramente il Nabucco, e anche tra le più popolari ci sono Rigoletto, il Trovatore e la Traviata. Che bravo questa ragazza, sono preparatissima proprio. Libiam nei lieti calici, è il brindisi dell'opera? La Traviata. Elisa Martini, ricordatevi questo nome perché lei gioca? Nelle Terre Verdiane Volley. Lo sapevamo già. Se ti dicessi il club dei 27, cosa ti viene in mente? Allora, 27 come le opere dal grande maestro composte, inoltre è un gruppo di appassionati verdiani che per somiglianza fisica viene associato a un personaggio principale delle opere. Ma come siamo brave! E cosa fa questo club dei 27 ogni anno il 10 ottobre, che è il compleanno del grande maestro? Si riunisce nella cameretta natia del grande maestro, depone un mazzo di fiori sul letto dove era stato partorito e comincia a cantare, intona il Va pensiero. Fra un anno e mezzo si festeggerà un'importante ricorrenza verdiana. Quale? Il bicentenario della nascita. Girate tutto il mondo, da quello che ho capito. Sì, facciamo diverse tournée un po' dappertutto. Oltre a essere qua in teatro, ovviamente. Invece Valpiani gira tutta Italia. Sì, esatto, noi giriamo da nord a sud, per adesso solo in Italia, speriamo, poi chi ne sa. Sì, così.
quindi stendi l'arco sulla corda. Hai anche suonato uno strumento, quale? La viola. Ha un futuro. Hai un futuro. Margherita Viola ha un futuro. Margherita Viola, abbiamo fatto proprio il pollice Verdi. Sì. Dai là a Micaela. Ok, non diamo là, diamo altre note che però vanno bene lo stesso. Partiamo proprio dalla nota vuota. Seguire. Ah, sai perché? Perché tutto... È il bello della diretta, questo è il bello della diretta. Orgogliosamente legato alla sua terra d'origine, qual è una delle più celebri frasi di Verdi? Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle roncole. Brava! Chi va al piani va sano e va... lontani! Lontani, esatto. In questa stagione, nel vostro debutto in Serie 2, la vostra maglia invece ha delle sfumature molto particolari, ovvero quelle del tricolore. Beh, sicuramente questo non è un caso, qui noi ci chiamiamo Terre Verdiane, quindi siamo nelle terre di Verdi. Giuseppe Verdi è stato un eroe del risorgimento d'Italia, un sostenitore dei moti che cantò anche in opere come il Nabucco e i Lombardi nella prima crociata. Una società come la nostra che vuol vivere comunque il suo territorio in pieno non poteva nell'anno del 150esimo dell'Unità d'Italia non portare nei campi di tutta Italia i colori, il tricolore. Lei cantava e lui suonava. Il monumento a Verdi a Parma invece dov'è? È nel Piazzale della Pace verso Via Verdi, precedentemente però era situato a 100 metri più spostato e sicuramente è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi a noi è rimasta solo una piccola parte. E per venire a vedere le Terre Verdiane Fontanellato, dove dovete venire, cari amici telespettatori? A Salso Maggiore, al Palaliabel. Ci vedresti come capo ultras del Terre Verdiane Fontanellato con sì, i tamburi? Sì, sì, perché a me la pallavolo è sempre piaciuta, io lo farei volentieri, sì sì, proprio mi ci vedrei. Sì. Penso ci sia molto lavoro dietro, l'esercitazione. C'è un certo lavoro da fare, però promette bene l'allieva. Potremmo dire fiato alle trombe? Sì. Vai. Fiato alle trombe. Aspetta, aspetta, non so perché... A breve arriveranno i due maestri.